E ora un salto in Liguria per l'antica pratica della pesca alla Mugginara. Tradizione e cultura marinara, quella che si incontra in Liguria, dove si tramandano tecniche di pesca antichissima come la pesca alla Mugginara, che prende il nome da una rete a forma di sacco calata oggi nelle acque di Camogli tra Porto Pidocchio e Punta Chiappa nel periodo aprile-settembre. Il sistema di pesca è lo stesso da secoli. In alto, da una piccola costruzione sulla costa, un uomo controlla costantemente il mare per individuare il passaggio dei pesci. Quando è il momento, lancia un segnale agli uomini che dalle barche in mare chiudono la rete intrappolando le prede. Oggi la Mugginara viene nuovamente calata dopo un periodo di abbandono dovuto soprattutto al fatto che la tecnica di pesca prevede di rimanere fermi anche parecchie ore ad aspettare prima di poter effettuare il recupero della rete. In Liguria ci sono diverse pesche storiche, alcune delle quali sono state però vietate e quindi non vengono più svolte dai nostri pescatori, quali per esempio la sciabica, soprattutto nel Ponente, e la pesca del bianchetto che era un po' in tutta la Liguria, e però ce ne sono altre invece che tradizionalmente, fortunatamente, vengono portate avanti. Una di queste è la pesca della Mugginara, che viene svolta nella zona fra Punta Chiappa e Camogli da un'unica barca ad oggi, ed è una pesca di tanta pazienza, ma anche una pesca che va ad individuare un tipo di pesce che molti consumatori non conoscono. E infatti l'importanza di queste pesche storiche è data dal fatto che innanzitutto sicuramente non rovinano i nostri mari, perché comunque utilizzano reti di un certo tipo e comunque vengono fatte solo in un certo periodo dell'anno, quindi hanno un arco temporale limitato. E poi tutelano e fanno conoscere appunto ai nostri consumatori questi tipi di pesce, come appunto i muggini, che molti non conoscono e che sono invece molto buoni, possono essere preparati in tanti modi, e quindi è un altro modo per aiutare sempre tutta l'economia, a partire dall'ecosistema marino, quindi la tutela degli stock ittici, a partire dai nostri pescatori e per arrivare poi fino ai consumatori. Sicuramente sono pesche che ormai fanno pescatori di una certa età, e quindi quello che preme sia loro che a noi è di far conoscere questo tipo di attività ai giovani, proprio per non perderle nel corso del tempo, proprio perché la tradizione è comunque cultura ed è importante portarla avanti. Siamo con Massimo, che ci descrive la pesca storica alla Mugginara. È una pesca che si è sempre fatta da antichissima. Peschiamo i pesci di passaggio, una rete che va messa la mattina, levata ogni volta che passa i pesci. È una pesca d'attesa. Ed è una pesca sempre uguale da secoli? Sì, sì, è una pesca antichissima. Sì, sì. Prima c'erano 20-22 Mugginara a Camogli che facevano i turni, ora si è rimasti da soli, perché poi è una pesca che ci vuole della gran passione. Perché tante volte si prende dei bei capotti, poi c'è una volta che peschi, però è duro anche per quelli che sono in barca, eh. Anche quelli che sono in barca ci vuole passione, pazienza, aspettare, perché poi ci abbiamo da fare anche con la condizione meteo. Per fare questa pesca ci vuole mare calmo, acqua chiara, che quest'anno l'acqua chiara sembra una cosa, un mito, perché c'è sempre l'acqua torbida, verde, con quel lupone, che lo chiamiamo lupone, noi, che si attacca nella rete, la rete diventa bianca e i pesci poi la vedono, girano indietro. Quali tipi di pesci vengono pescati con questa tecnica? I pesci principali sono i cefali dell'oro. Una volta si prendevano anche i negrotti, ma ora sono spariti. Poi si prendono i barracuda, che 4-5 anni fa ne abbiamo preso tanti, poi mormore, occhiate, qualche oratina di passaggio, che 2-3 anni fa ne abbiamo preso parecchie, e poi quando capita le ricciole, quando sono anni buoni che ce ne sono tanti. Noi prendiamo praticamente gli scarti della tonara, quelli che passano di terra alla tonara, se ci siamo dovrebbero essere i nostri, se passano come devono passare. Una pesca montanara, che cosa intende? No, perché si sale sullo scoglio e si deve stare qua a aspettare i pesci che passano.